È chiaro che dal tuo punto di vista Virtus contro Trapani è un tuffo nel passato abbastanza ovvio. Ah, sicuramente in tutti e due sensi, sicuramente perché già avendo giocato tutte le squadre il cuore va sia da una che dall'altra, perciò sarà dura tifare o per una o per l'altra squadra. Spero, sai, nel basso non c'è il pareggio, perciò non riesco, non si può tifare per un pareggio. Che tipo di squadre ci sono secondo te? Che squadra ha creato la Virtus Bologna e che squadra ha creato Trapani Shark? La Virtus Bologna l'ho vista domenica in finale con Milano, sono andato a Palazzo a vedere la partita, infatti è una squadra che può lottare per ambire tra le prime quattro sicure, se non le prime due in finale. Trapani non l'ho vista giocare, però ho visto i nomi che ha fatto, è una buona squadra che può lottare sicuramente per fare un buonissimo campionato. I tuoi ricordi, una vita con la maglia della Virtus Bologna, 2 anni a Trapani. Entriamo un po' più nel dettaglio. Che cosa rimane di quello che è successo allora? Ma rimangono tanti ricordi positivi e anche negativi di Bologna. Il positivo ce ne sono tanti, tra Scudetti, Coppa Italia, Eurolega. Il negativo è la finale di Eurolega persa, la seconda, quella sicuramente. Trapani invece, il positivo è stato l'ambiente stupendo dei tifosi, dei dirigenti. E ricordo tuttora sono ancora in contatto con alcuni di loro. E negativo è non essere riuscito a salire in A2, avendo perso le finali che abbiamo fatto, le tre finali che abbiamo fatto, le abbiamo perse tutte e tre. L'unico rammarico di quei 2 anni lì è questo qua, è quello, perché il resto, compagni di squadra stupendi, come ripeto, come ho detto prima, i tifosi squisiti, fenomenali, e il rammarico è quello. Che effetto ti fa pensare oggi Trapani che torna tra le grandi del basket? Ha un buonissimo effetto perché visto i tifosi che il seguito che ha, io mi ricordo quando giocava Trapani, andavamo in trasferta, ovunque andavamo c'erano sempre 30, 40, 50 tifosi in seguito, perciò è seguito in tutta Italia, forse anche un centinaio in certe palestre. E vedere la Serie A è il posto dove si merita sicuramente la tifoseria di Trapani e la nuova società perché ha fatto da quando, negli ultimi 2 anni, ha fatto un lavoro stupendo. Il presidente, perciò ci sta bene e spero che ci rimanga a Ti aspettiamo al Pala Ilio oggi, Pala Shark, per il giusto tributo a una leggenda della pallacanestro come quella che sei tu. vengo molto volentieri, un po' di tempo, vorrei venire a vedere giù qualche volta a vedere, perché sono tornato giù 3-4 anni, no, prima del Covid sono venuto giù 3-4 giorni ed è stato bellissimo.